Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, al Civiform, didattica e formazione anche durante la pandemia. Cooperative segnate dalla pandemia nel 2020, i dati di un'indagine dell'Ufficio Studi di Confcooperative. Buone pratiche, il progetto Aggiungi un posto a tavola di Attiva Lab. Global Money Week, Confcooperative protagonista. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Civiform, società cooperativa sociale, opera sul territorio regionale da più di 50 anni. Opera su due sedi, quella storica di Cividale del Friuli e anche su Trieste, che è stata acquisita circa 6 anni fa. Naturalmente la sfida della pandemia ha comportato per Civiform un riassetto complessivo della sua organizzazione. Naturalmente avendo sempre chiaro il focus d'attenzione posto su allievi, famiglie e lavoratori. Dopo un primo momento di stop a tutte le attività, imposto tra l'altro dai dispositivi normativi emessi sia a livello nazionale che regionale, Civiform è riuscita a rispondere prontamente alla sfida dettata dal Covid grazie alle conoscenze pregresse. Infatti Civiform opera grazie anche a progetti internazionali che hanno permesso nel tempo di sviluppare metodologie innovative di didattica. In questo senso Civiform, dopo poche settimane dal primo lockdown, ha potuto iniziare a fornire i servizi formativi che le sono propri con la metodologia a distanza. Questo ha voluto dire un grande investimento nei confronti in primis di tutti i docenti, ai quali è stata data l'opportunità di formarsi in maniera approfondita sulle modalità di didattica a distanza. Naturalmente questo ci ha permesso di arrivare con celerità ed efficacia agli allievi che seguivano la formazione da casa. Dopo il primo lockdown, con il reingresso dei ragazzi in struttura a partire da fine maggio, abbiamo naturalmente implementato e aggiornato tutti i modelli di sicurezza. E questo ci ha portato ad aprire per primi i nostri laboratori, permettendo la chiusura dell'anno formativo scorso in presenza e la riapertura di questo nuovo anno formativo a pieno regime. Addirittura la sede di Trieste è stata non solo la prima in regione a riaprire, ma anche fra i primi in Italia. Civiform in questo periodo di difficoltà è riuscita ad agevolare lo smart working e grazie a finanziamenti europei a fornire a personale ed allievi bisognosi tutto il materiale tecnologico e anche la connettività. Naturalmente si tratta di innovazione che ha investito la nostra cooperativa a 360 gradi. Pesante l'impatto della pandemia sul sistema delle imprese cooperative nel 2020.
In un'annata segnata da una domanda di servizi e prodotti depressa dalla crisi determinata dalla pandemia, solo una cooperativa su 10 ha giudicato alto il livello medio della domanda. Le imprese cooperative, inoltre, hanno subito i pesanti oneri aggiuntivi determinati dalle misure di prevenzione del contagio. Una situazione svelata da un'indagine svolta dall'Ufficio Studi di Confcooperative. Più di un terzo delle nostre cooperative ha segnalato inoltre incertezza del mercato e confusione normativa come primi ostacoli ad un rilancio dell'attività nel 2021, commenta Nicola Gallois, segretario generale di Confcooperative FVG. In particolare, nell'ambito delle sanificazioni e dei dispositivi di protezione individuale, il 70% delle cooperative ha giudicato rilevanti i costi sostenuti. Una situazione che ha spinto Confcooperative FVG a intervenire attraverso lo stanziamento di una linea contributiva dedicata da parte del nostro fondo mutualistico, conferma Gallois. Anche Confcooperative ha partecipato alla Global Money Week, evento che dal 2012 ha raggiunto oltre 40 milioni di giovani in 175 paesi. In Italia le attività sono coordinate dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria e Confcooperative FVG, forte di quasi 20 anni nella promozione dell'educazione finanziaria nelle scuole regionali di ogni ordine e grado, si è resa protagonista della settimana con l'organizzazione di una iniziativa unica in Friuli Venezia Giulia, che ha visto collegati più di 170 studenti per un seminario con il professor Stefano Miani dell'Università di Udine. Nel 2020, nonostante la pandemia, commenta Daniele Castagnavitz, presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, abbiamo sviluppato un'intensa attività progettuale nell'ambito dell'educazione economico-finanziaria realizzata in remoto, con 2.471 studenti raggiunti in 369 scuole primarie, 1.001 nelle scuole secondarie di primo grado, 1.101 nelle scuole secondarie di secondo grado. Civifam, società cooperativa sociale, sin dall'inizio della pandemia si è subito mobilitata per quello che riguarda la costruzione di protocolli per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro legati a quelli che sono anche la valutazione dei rischi prevista dal decreto legislativo 81. Abbiamo costruito dei protocolli ex novo con il comitato anche anticontagio, dove andiamo a specificare quali sono le misure che abbiamo adottato per quello che riguarda la lotta al virus e quindi all'anticontagio. Inizialmente abbiamo investito per termocamere e un controllo all'ingresso, quindi abbiamo formato delle persone per il controllo all'ingresso con delle termocamere automatiche che ti permettono di misurare la temperatura nel rispetto della privacy per quello che riguarda gli ingressi delle persone, no? Il limite famoso dei 37 gradi e mezzo definito dai protocolli nazionali. Poi abbiamo investito per quello che riguarda delle procedure relative alla sanificazione. Ci siamo inventati in maniera molto snella una sorta di semaforo, no? Per quello che riguarda entrare o non entrare all'interno delle aule, cioè all'interno di un'istruzione operativa abbiamo un segnalino verde che ci dice ok, puoi entrare perché all'interno dell'aula è stata sanificata. Sanificazione che facciamo sia in maniera classica con l'uso di prodotti che abbiamo testato e verificato nel tempo, sia in maniera straordinaria, no? Che potrebbe essere quello dell'utilizzo di macchine per la sanificazione straordinaria e quindi l'atomizzazione di quello che è il perossido di idrogeno. Andiamo oltre a quello che sono i classici protocolli definiti a livello nazionale. Ci sono stati degli investimenti importanti per quello che riguarda la fornitura delle mascherine. Sin dall'inizio abbiamo fornito mascherine di tipo chirurgico. Siamo passati anche all'FFP2 per maggiore contrasto alla diffusione del virus. Abbiamo utilizzato anche mascherine di tipo comunitario e comunque nella logica sempre di una sicurezza a 360 gradi stiamo vivendo questo protocollo che abbiamo anche in qualche maniera condiviso con il SicurCoop e che stiamo continuamente cambiando perché l'evoluzione è in continuo cambiamento e quindi riusciamo a modificare in corsa quanto previsto. Sin dall'inizio la società cooperativa Civiform ha sempre gestito la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro nella caratteristica peculiare che la sicurezza è importante e va difesa prima di qualsiasi altra cosa. In questa occasione
perché la definisco occasione o opportunità. Il Covid ci ha fatto migliorare ulteriormente e ci ha fatto sviluppare ulteriori protocolli per la sicurezza, di modo che le famiglie e di modo che gli allievi che partecipano all'interno della scuola siano consapevoli e sia accresciuta la loro sensibilità per quello che riguarda la sicurezza. Sicurezza prima di tutto. Salve a tutti. La recente crisi sanitaria pare avere rafforzato le reti territoriali, la collaborazione, lo sviluppo delle comunità, la solidarietà. Durerà? Cosa succederà in futuro? Ne parliamo col professor Paolo Ermano dell'Università di Udine, che ci ha concesso questa intervista. Professore Ermano, i concetti di sostenibilità, innovazione ed economia circolare di cui abbiamo parlato molto nei mesi scorsi, vengono spazzati via dall'emergenza coronavirus o sono ancora validi? Ovviamente sono ancora validi, certamente il problema del cambiamento climatico è un problema cogente, tuttora importante. Sicuramente il fatto di avere il petrolio così a basso prezzo potrebbe in realtà essere una cosa non proprio positiva per gli investimenti green, perché chiaramente se costa molto poco l'energia con gli idrocarburi tenderai a usare quella. Tuttavia si spera che anche questa situazione spinga anche le persone, dopo aver visto questa immagine di questo territorio che recuperava, no? Le città senza persone, piene di animali, piuttosto che Venezia con l'acqua pulita, speriamo che questo abbia mostrato qualcosa di più rispetto all'importanza di avere una cura del territorio e che quindi questo porti a mantenere i piani in piedi. Ci tengo a sottolineare che il piano mondiale attualmente in essere più imponente per quanto riguarda diciamo politiche di sostenibilità economica è quello europeo, e di questo dovremmo essere anche orgogliosi, perché insomma l'Italia fa parte dell'Europa e ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo anche di questo piano. Nelle settimane scorse del distanziamento interpersonale abbiamo visto lo sviluppo delle consegne a domicilio, questa teoria di fare le vacanze in casa perché non ci si può spostare, insomma un rafforzamento temporaneo dei rapporti vicini, di economia e di reti territoriali. Durerà questa cosa o secondo lei è destinata a finire col finire, diciamo, dell'emergenza pandemica? Anche qui è un po' difficile, perché la domanda è capire quando finirà l'emergenza pandemica. Possiamo immaginare che se per, non me lo auguro ovviamente, per 3-4 anni ci troviamo in questa situazione, è probabile che si svilupperanno autonomamente tutta una serie di iniziative, di possibilità legate all'economia locale, che quindi andrà a sostituire quello che prima magari compravamo in luoghi molto più lontani. È probabile però una cosa, che ci sono state molte realtà che fino magari prima della pandemia erano molto piccole, molto in nicchia, che grazie a questa pandemia hanno magari trovato l'opportunità, penso alle consegne a domicilio, sono grande amante di birre artigianali e ho visto un fiorire di opportunità di acquisto dei birrifici locali attraverso questi nuovi strumenti. Quindi qualcuno ha potuto beneficiarne molto, soprattutto se era un po' più fresco, diciamo, l'utilizzo di certi strumenti, qualche altro no. Quello che dovremmo magari, di cui potremmo avere paura, è invece una chiusura troppo localista rispetto all'economia e alla società. Ultimo elemento, questa crisi si inserisce all'interno di un processo che era già un po' in atto di regionalizzazione del mondo, che non vuol dire Friuli Venezia Giulia, intendo regionalizzazione a livello europeo, a livello asiatico, a livello americano, che era già in atto prima. È probabile che questa cosa aumenti, anche perché molti paesi, tra cui l'Italia, penso abbia capito che certe filiere, certe forniture strategiche, per esempio dal punto di vista sanitario, non possono essere lasciate in mano ad altri paesi, perché giustamente se le nostre mascherine le fanno in Cina e in Cina ne hanno bisogno, non le spediscono a noi. E buon senso, lo faremo noi probabilmente allo stesso modo. Poi probabilmente dovremo il rientro anche in patria di certe produzioni favorirà un certo regionalismo economico. Dunque lei prevede un cambiamento sostanzialmente della globalizzazione, perlomeno in qualche suo aspetto? È quello di cui parlano molti, a livello anche aziendale si interroga su alcuni aspetti un po' particolari. Il primo
Lo smart working, per esempio, potrebbe essere una forza che invece aumenterà la forza globalizzazione. Come io posso avere tranquillamente il mio dipendente in remoto? Beh, il mio dipendente, se io sono l'azienda Udine, per esempio, non deve essere per forza Udine, potrebbe tranquillamente trovarsi a Shanghai piuttosto che a Buenos Aires. A questo punto il mercato del lavoro, soprattutto per certe figure, diventa ancora di più mondiale e questo potrebbe essere un problema. Dall'altro però è probabile che così le filiere di produzione cosiddette, quindi dal taglio dell'albero per capirsi fino al mobile, si accorceranno proprio per evitare che nel momento in cui un paese potesse partire un focolaio ti blocca l'intera produzione. In questo periodo escono diversi dati sulla produzione industriale e la Germania è stata colpita in maniera molto pesante, soprattutto perché molti dei fornitori per l'economia tedesca sono italiani e quindi soprattutto nell'ambito delle automobili, senza i fornitori italiani l'industria tedesca non produce le automobili. È chiaro che su questo qui toccherà a tutti fare una riflessione. Ecco, parliamo a questo punto di ripartenza, che per essere veramente tale ha bisogno di energie nuove, investimenti, cambi di mentalità e probabilmente anche di stili di vita. Come italiani, come anche friulani, dove troveremo le risorse economiche necessarie per ripartire? Penso che questo periodo permetta anche di avere delle opinioni magari un po' più radicali su certe cose. I soldi in Italia non mancano, abbiamo un debito pubblico molto elevato, questo è vero, ma è un quarto della ricchezza e dei patrimoni che hanno i cittadini italiani, per cui le risorse ci sono. Il punto è che sono in mano a soggetti che non hanno questa grande necessità o voglia di, o anzi opportunità di grandi investimenti. Per cui il denaro non è un problema, bisogna metterlo in moto, questo sì. Allora questa è la domanda, come mettiamo in moto questo denaro? E il vero problema a questo punto, su cui dovremmo tutti riflettere, a mio parere, sia chiaro, non è tanto dove troviamo le risorse, ma quali regole darci. Cioè, possiamo iniziare a ragionare su una pubblica amministrazione che funzioni un po' diversa? Possiamo iniziare a ragionare su, per esempio, aziende in cui sia, come dire, normato il fatto che i dipendenti siano nei CDA, nei consigli di amministrazione, in modo da creare una sorta di senso comune, no? Riguardo alle scelte strategiche e tutto. Possiamo immaginare una maggiore trasparenza nei processi decisionali come nei processi di investimento, cioè fare tutto quello che sono 10-15 anni di cui parliamo e che stiamo sempre a parlare. Perché se ogni volta un tema di soldi, se mettiamo soldi in una macchina che non funziona, il risultato non possiamo aspettarci essere particolarmente straordinario. Se miglioriamo la macchina però, beh, forse mettendo la stessa quantità di benzina arriviamo più lontano. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa di consumo di Raucedo nasce nel 49, sicché diciamo il dopoguerra, e nasce con abbastanza soci già dall'inizio, perché Raucedo aveva già avuto l'esperienza della cooperativa molti anni prima con i vivai cooperativi Raucedo, sicché diciamo che la cooperativa già era nel DNA della popolazione di Raucedo. Nasce nel 49 e nasce come cooperativa di consumo annesso il bar, trattoria, come era uso in quegli anni nella piazza qui vicino. Negli anni 70 poi invece si sposta in questa sede, che era sempre una sede ex vivai, e qui diventa il supermercato. Il supermercato come lo vediamo oggi, supermercato moderno, è partita con un centinaio di soci, ora ne abbiamo 400. E diciamo che mentre agli inizi i soci erano solo maschi, perché erano i capi famiglia delle famiglie di Raucedo, ora possiamo dire che i due terzi sono socie donne. Questo ci avvantaggia perché diciamo chi fa la spesa solitamente sono le donne della famiglia e le socie sono loro che fanno la cooperativa. La cooperativa è dei soci. Uno può chiedermi per cosa serve la cooperativa nel supermercato. E quello è che forse ci riempie più di orgoglio, perché la cooperativa appunto sceglie
di dare ai soci la possibilità di chiedere quello che serve. Un esempio, noi apriamo alle 7:30 la mattina perché per le esigenze lavorative hanno detto che va bene così e noi apriamo alle 7:30. Poi la cooperativa cosa fa nel supermercato in quanto cooperativa? Abbiamo degli sconti dedicati ai soci. E quello che forse ci porta più a essere riconosciuti anche nel territorio, noi facciamo dei progetti, abbiamo dei progetti anno dopo anno, sempre per aiutare la comunità, il territorio. E il territorio in questo caso è non solo Rauscedo, perché può essere la scuola materna di Rauscedo, ma può essere anche la scuola primaria di San Giorgio e possono essere anche le associazioni che si trovano all'Hospice di San Vito, di Gabbiano, forse come anche all'Hospice Via di Natale, sicché il territorio è visto in maniera allargata. Aggiungi un posto a tavola è la campagna di raccolta fondi di Attiva Lab per l'acquisto della cucina professionale per i nostri ragazzi con disabilità che frequentano il nostro centro diurno. È una campagna che è iniziata lo scorso luglio 2020, ha avuto il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di diverse aziende friulane e di tantissime persone. Grazie all'aiuto di tutti siamo riusciti ad acquistare questa cucina professionale e la campagna è ancora in corso per l'acquisto di ulteriori attrezzature che serviranno ad ultimare le attività. È possibile donare sul nostro sito attraverso un bonifico bancario oppure attraverso PayPal sul nostro sito www.attivalab.org. La cucina professionale servirà ad avviare un'attività che prevede l'inserimento lavorativo di persone con disabilità per la produzione di torte, biscotti, pasticceria salata e un servizio di pocket lunch per la pausa pranzo da venire a prendere e portare via e degustare. Per la cooperativa di consumo di Rauscedo comunque rimane primario il fatto di acquistare la merce a prezzi calmierati, ma anche merce che abbia una certa qualità. E con questo noi con il gruppo CRAI ci siamo associati ormai più di 20 anni fa, abbiamo trovato un po' queste peculiarità, nel senso che il gruppo CRAI, cooperativa anch'essa, ci dà un po' quello che noi vogliamo, prodotti del territorio, prodotti di qualità e anche prodotti diciamo a un prezzo giusto che possiamo essere concorrenziali con il resto. Con il gruppo CRAI anche abbiamo una certa autonomia di acquisti, sicché i prodotti locali noi possiamo benissimo tenerli e anche accontentare il socio cliente che entra e pretende dei prodotti e noi possiamo farlo proprio perché il gruppo CRAI è molto sensibile a queste cose. Con il gruppo CRAI abbiamo un rapporto molto bello perché anche essendo cooperativa anche loro, con loro ci confrontiamo molto spesso anche a quattro occhi, sicché i problemi, le cose le condividiamo ed è una cosa molto importante per il nostro paese, il nostro territorio. La differenza del supermercato in genere e il supermercato nostro, che è cooperativa, è proprio perché la cooperativa può decidere insieme ai suoi soci di aiutare il territorio, di essere presente, di fare servizio per il territorio. E appunto queste iniziative che noi facciamo ogni anno, richieste che abbiamo anche dalle associazioni, dal comune, se possiamo rispondiamo sempre. Possono essere aiuti finanziari, aiuti in merce,
per gli acquisti necessari alla sportiva, e sì che il cliente, il socio, vede questo che è una cosa in più che noi offriamo come supermercato, come cooperativa.